Dici d'ancelle a sta compagna vostra, c'ha perduto sogno e fantasia, c'ha penso sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ci saccio di. Si trova in Uruguay. Ah, Rosalia, quando lo saprà Riccardo farà i salti di gioia. Non si aspetterebbe mai una sorpresa così bella. Oh, Angela, ti confesso che neanche io ci posso credere. Fammi parlare con Riccardo, per favore. È in casa. Ah, non c'è. Oh, non vedevo l'ora di sentire la sua voce. No, ti richiamerò io, non importa. No, ho aspettato tanto che un'ora in più o un'ora in meno non cambia niente. Ho tanto desiderio di riabbracciarlo e di vedere te e Marinella, di conoscere la moglie di Renzo. La donna che mio figlio ha scelto. Finalmente avrò l'occasione di conoscerla, Rosalia. Suo figlio mi ha parlato molto di lei. Perché non mi lascia il suo numero di telefono? Così appena sentirò Riccardo gli dirò di mettersi in contatto con lei, va bene? No, meglio di no. Preferisco richiamare io, Angela. No, non sono con mio marito, sono qui sola. Lui non è potuto partire. No, ringraziando il cielo sta benissimo, in salute. Quando ci vedremo vi spiegherò il motivo per cui sono venuta da sola. Bene, allora io domani vi ritelefono, però... Per favore, non devi dire a nessuno che io mi trovo qui. Nessuno deve sapere dove sono, Angela. Solamente Renzo. Mi raccomando. Rosalia, ascolti, mi spieghi perché non... Nicola. Nicola, non mi hai mai baciato così, tesoro. Perché non hai mai conosciuto il vero Nicola, ecco perché. Che cosa vuol dire? Che una volta il cognome Scotti di Velletra significava lusso, prestigio, potere, tutto il meglio della società italiana. Ah, mi ricordo quando ero bambino, mio padre mi raccontava dell'epoca d'oro della mia famiglia. Conducevamo una vita favolosa, incredibile, fino al giorno in cui i soldi, come succede spesso, finirono. E adesso, dopo tanti e tanti anni... Appare nuovamente sulla scena il conte Scotti di Velletra per conquistare il posto che gli spettava con il suo titolo e un mucchio di soldi. Vuoi dire che finalmente hai firmato il contratto con Lucia? Sì, siamo ricchi! Siamo immensamente ricchi! Potremo toglierci ogni soddisfazione, potremo comprarci tutto quello che vogliamo, potremo comprare le opere d'arte più pregiate, i gioielli, e poi potremmo vivere in un meraviglioso palazzo e giocare a carte, alla ruota, e potremo divertirci, potremo viaggiare, potremo stordirci con il migliore champagne e cancellare ogni dolore, ogni preoccupazione. E dimenticare tutto. Tutto. Nicola. Ho dovuto pagare un prezzo molto alto per ottenere tutto quello che desideravo. Più di quanto io potessi immaginare.
E Lucia dovrà pagare per quello che non mi ha concesso. Tu mi avevi chiesto di mandar via Lucia, eh? Ebbene, lei se ne andrà. Lasciami venire al consolato insieme a te. Per godermi la scena, ti prego, Nicola. No. No. Tu mi raggiungerai domani. Per stabilirti definitivamente. Ma stasera... stasera trascorrerò una serata indimenticabile con Lucia. Finalmente avrà ciò che si merita. Me la pagherà. Stanotte mi vendicherò di tutte quelle maledette notti in cui Lucia mi ha sbattuto in faccia la porta della sua camera lasciandomi fuori. Ho fatto di tutto per evitarlo. Ma è lei che lo ha voluto. Solo lei. E per quanto la riguarda, signora Marchesa, domani l'aspetto al consolato, il luogo da cui lei non sarebbe mai, dico mai, dovuta andarsene. Ti ho fatto paura. Sono così brutto? Eh? Sì, sono un mostro. Un mostro terrificante innamorato di una bellissima donna che è caduta nella trappola e divorata dai baci. Amore mio, ti divoro di baci. Io. Si può sapere cosa ci fa un mostro così feroce qui in pieno giorno? Soprattutto a quest'ora. Mi sembra che oggi non avevamo un appuntamento e comunque non pensavo di incontrare un mostro così romantico. Vado a vedere. No, no. Sarà stata una corrente d'aria. Avevo paura ad entrare da sola e ho lasciato aperto. Paura del mostro? Sì. Ma mi dici perché sei qui? Sono venuto ieri sera. Ho dormito qui. Qui? Sì. Vedi, Angela era cambiata molto in questo ultimo periodo. Io sentivo che aveva conquistato quella forza che prima non possedeva. E allora ho deciso di andarmene. Perché rimandare la decisione? Perché soffrire ancora? Lei ha capito la situazione, così mi ha lasciato libero, si è rassegnata. Sei andato via? Sì. Sì, ne abbiamo parlato. Non c'era altro da fare.
stato molto doloroso. Molto doloroso. È molto difficile. Sai, per un momento ho dubitato di avere la forza necessaria per andare via. Ma non potevo assolutamente rimandare, no? Per Angela, per Marinella, per me. Ma soprattutto per il nostro amore. Angela è una donna meravigliosa. Sì. Ha il diritto di avere vicino un uomo che la ami veramente. Sì, certo. Ha il diritto di essere felice, se lo merita. Io sono sicura che lo incontrerà e che si innamorerà di nuovo. Sì, anch'io ne sono sicuro. Proprio per questo motivo e per il desiderio che Marinella cresca in un ambiente sereno, ho trovato dentro la forza necessaria per compiere un passo così difficile e definitivo. È stato doloroso, sì. Ma l'ho fatto. E dopo sei venuto qui? Sì. Avevo un bisogno profondo di ritrovare la calma. Questo, amore mio, è il nostro rifugio segreto. Sai, anche se non c'eri, io sentivo la tua presenza. Il tuo pensiero mi faceva compagnia. E mi sono addormentato. E ho sognato. Ho sognato te. E poi la spiaggia. E poi il mare. È stato un sogno meraviglioso. Andrà tutto bene, amore. Bene, vedrai. La solita storia, tutte le scuse sono buone per non fare niente. Una volta si trucca, una volta sta in bagno. Marianna. Adesso ci mancava anche questa. Che c'è? Che succede? Niente, amore mio. Dormi, amore, dormi. Mamma, chi ha telefonato? Era papà? No, non era papà. Chi era? Era una persona molto speciale che è venuta da lontano per conoscerti. Chi? Indovina. Lo sai chi è? No. Niente meno che la nonna, la mamma del tuo papà. La nonna Rosalia? Sì, la nonna Rosalia. E ha detto che verrà molto presto a trovarci. Voglio parlare con lei. Certo, appena ritelefona ti ci faccio parlare, promesso. Quando? Uffa, non vedo l'ora. Sai, mamma, sono proprio curiosa di conoscerla. Perché voglio vedere una cosa, sai. Voglio proprio vedere se è vero che somiglia tanto a papà. Ah, tesoro, vedrai, sì, è uguale al tuo papà. E poi, sai, anche lei non vede l'ora di conoscerti. Emozionata solo al pensiero. Sono così felice, vedrai, ti piacerà molto la tua nonna. Sei contenta, tesoro? Sì. Mamma, se la nonna Rosalia viene a vivere qui, anche papà dovrebbe tornare con noi, non credi? Vai ad aprire. Domanda prima chi è. Ciao. Ma guarda che bella signorina è venuta ad aprirmi la porta. E la madre è ancora più bella. Thank you.
E adesso cosa farai? Verrai a vivere qui? No. Non potrei mai vivere da solo qui. Questo avverrà soltanto insieme a te. Quando tu sarai libera. Quando potremo vivere il nostro amore alla luce del sole. Senza timori. Senza sotterfugi. Quando potremo finalmente formare una famiglia. E potremo fare le nostre scelte senza essere costretti a provare sensi di colpa. Non dovremo aspettare ancora molto. Lo sai. Oggi ho firmato l'atto di cessione. Nicola non può più pretendere nulla. Ora ha ottenuto quello che voleva. La mia parte dell'eredità. Non puoi immaginare che gioia ho provato quando ho firmato quella benedetta carta. Sentivo che mi avvicinavo a te sempre di più. Lucia. Aspetta. Tesoro, non mi hai ancora detto una cosa. Dimmi, perché sei venuta? Se non mi sbaglio, avevamo deciso di non tornare più qui. Sono venuta a prendere una cosa. Un foulard azzurro che indossavo l'ultima volta che ci siamo incontrati. Devo averlo dimenticato perché a casa l'ho cercato dappertutto. Che strano. Io non l'ho visto, trovato. Ne sei proprio sicura? Sì, sì, sono sicura. Un foulard, hai detto? Sì, sono assolutamente sicura. Ah, sì? E adesso mi ricordo. Me l'hai tolto proprio tu dal collo. Io? Davvero? E quando? Dove? Stavamo andando in camera da letto. In camera da letto? Ah, sì, allora sarà sicuramente di là. Perché non andiamo a cercarlo? Ti prego, devo cercare il foulard. Ah, sì, è vero. Non so, ma dove potrebbe essere? Dove sarà, eh? Dove sarà? Dove sarà andato a finire? Ma non può essere sparito. Ah, forse sotto al letto. Guardiamo. No, non c'è. No. No, non c'è. Buonasera. Come sta, signora? Che cosa ci fate questa volta? Io? Sì. Io cerco un foulard. Ah, ma davvero un foulard? Sì. Ma non avrei mai immaginato di incontrarla qui. Anch'io, sì. È veramente una coincidenza. Sì. Lei non mi crederà, ma prima che arrivasse pensavo a lei. E io pensavo a lei. Davvero? Sì. Avevamo deciso di non incontrarci più fino a quando... Passa la voce. Si risolveva tutto. Ma questo non era previsto. È un caso se ci troviamo qui. È stato un destino bizzarro che ha voluto farci incontrare di nuovo. Per cercare un foulard. Per me? Suppongo di sì. Che belle, sono uguali alle altre. Allora me le hai mandati tu? Mandati io? I fiori? No, non sono stato io.
Sono passato a prendere Riccardo. Ho visto i fiori fuori dalla porta e ho pensato fosse giusto portarli in casa. Ah. Perché? Cosa pensavi? No, no, niente. Niente, sciocchezze. Vado a mettere i fiori in un vaso. Torno subito. Aspetta, se ho capito bene, hai ricevuto delle rose uguali a queste da un ammiratore, non è vero? Te le avrà mandate papà. Tesoro, vai in cucina e metti le rose nell'acqua, da brava. Prendi un vaso e poi le porti qui. Senti, Angela, non so se il tuo ammiratore segreto sia Riccardo o no. Comunque, io avevo un appuntamento con Riccardo alle 9. L'ho aspettato un'ora, perciò adesso vado a svegliarlo a costo di versargli un secchio d'acqua gelata in faccia, è chiaro? Mi dispiace, ma non potrei toglierti questa soddisfazione, perché Riccardo non ha dormito qui stanotte. Cosa? Ci siamo lasciati, Gustavo. Resterei abbracciato a te per tutto il giorno. Ma temo che Gustavo non sarebbe d'accordo. Avevo appuntamento con lui stamattina e non ci sono andato. Tremo all'idea di rivederlo. Devo andare via adesso. Chissà che ore sono, no, a casa mi aspetta. Un po' qui. Che cos'hai? Niente, che è tardi e a quest'ora dovrei già essere tornata. Ma dove vai? Aspetta. Non voglio lasciarti andare via così. Che ti succede? Cerca di capire, sono molto preoccupata. Non vorrei commettere errori. Stiamo correndo un grosso rischio e poi avevamo deciso di sospendere i nostri incontri. Sì, questo lo so. Ti senti in colpa? Lucia, non dobbiamo essere severi nei confronti di noi stessi. Stiamo facendo tutto il possibile per sistemare le cose, no? Come vedi, ho già chiarito la mia situazione con Angela. E tu parlerai con Nicola, no? Non ti devi sentire in colpa perché oggi ci siamo incontrati. È stato solo un caso. Non abbiamo mentito per venire qui, o no? Anch'io, Dio. Dio, insieme a te ritorno serena. Ritrovo la pace. Amore mio, se mi baci ancora così, io non ti lascio più andare via. Non ti lascio. Non posso rimanere, devo andarmene, è tardissimo. Un altro bacio. Mi dispiace che vi siate separati. Riccardo e io siamo legati da una lunga amicizia e sono anche molto affezionato a te. Mi dispiace molto, credimi. Non ne abbiamo mai parlato, ma immagino che tu fossi al corrente della situazione. Sì, me lo aveva accennato. Però ti assicuro che fino all'ultimo momento ho fatto il possibile perché questo non accadesse. Ma non è stato così. In ogni modo sapevo che questo prima o poi poteva succedere. Riccardo è sempre stato sincero. Mi disse fin dall'inizio che non mi amava. Però ti ha sempre rispettata e stimata. Sì, certo, ma questo non significa essere innamorato. Io so molto bene cosa vuol dire. Io so cosa si prova quando si è innamorati. Perché io ho amato Riccardo fin dal primo momento. Posso capire come ti senti? Male. Certo. Molto male. La mia esistenza ha perduto significato senza di lui. Mi sento sola, molto sola. Sono come svuotata. È come se andando via Riccardo una parte di me fosse morta. Però al tempo stesso provo un sentimento contrastante.
E sai qual è? È un sollievo. Sì, una liberazione. Perché ho sofferto talmente tanto durante questi ultimi tempi che non ce la facevo più. Era una tortura. Per Riccardo, per Marinella, che ci vedeva infelici. Perciò, anche se adesso soffro tanto, se mi costerà molto superare questo momento, preferisco che sia andata così, te lo giuro. Sei una donna forte. E meriti di essere felice. E ci riuscirai. Ed ora, chiedimi quello che vuoi. Qualsiasi cosa. Sì, grazie. Gustavo, vorrei chiederti un favore. Ecco fatto. Un buon tè è quello che ci vuole per iniziare bene la giornata. Sì, speriamo. Ho dormito proprio male. Mi sono svegliato con un rumore. Che sarà stato? Un colpo di vento che ha fatto sbattere la porta. Ci sono molte correnti d'aria qui. No, Giuliano, ma guarda com'è ridotta la tua giacca. Tutto per colpa mia. Ah, non importa. Anche se mi avessero distrutto 100 vestiti, quello che conta è che nessuno ti offenda. Amore. Dubito che possano rovinarmi altri vestiti come questo. Era il più bello che avevo. E adesso come faccio? Non ho i soldi per comprarne uno nuovo. Non ti preoccupare. Non è un problema. Ti darò io i soldi che ti servono per comprarti un altro vestito come questo. No, Marianna, non posso accettare. Assolutamente. Invece devi accettare. Mi sento responsabile. È successo solo per colpa mia. Tu volevi difendermi. L'hai fatto... L'ho fatto per amore. Soltanto per amore. Io non posso accettare denaro da te. Ma perché? Non capisco. Insomma, basta, Marianna. Ha detto di no. L'accetterei solo come prestito. Solamente così. Non mi interessa a che titolo. Prendi questi soldi. Te li do molto volentieri. Te li restituirò presto. Sì, come no, certo. Vedi, da qualche settimana sto cercando lavoro, ma purtroppo senza alcun risultato, perché assumono persone in base all'esperienza. Io purtroppo non ne ho. Così mi è venuta un'idea: aprire un piccolo negozio e vendere abiti. Abiti che disegnerò io stessa. Ti sarei molto grata se mi aiutassi a realizzare questo progetto, anche dal punto di vista amministrativo. Riccardo non avrà nulla in contrario, ti pare? Ma certo. Ti assicuro che sarà assolutamente d'accordo. Ti dirò di più. Doveva essere una sorpresa. Sta cercando un locale per te. Oh. Guarda, mamma. Va bene? Sì, che amore. Bravo. Sei stata bravissima. Non so chi mi abbia mandato i fiori oggi, ma il bigliettino mi ha colpito. Gustavo, senti cosa c'è scritto. C'è sempre una speranza. Ed è vero. Oggi stesso mi trasferirò in albergo. Ma perché non rimani qui? Qui starai molto meglio che in albergo. No. Te l'ho detto, ho deciso di tornare qui solo insieme a te. E quel giorno saremo sposati. Sai in che modo entrerai da quella porta? No. Non lo sai? Così. Ah. Come avremmo dovuto fare esattamente 6 anni fa. Credo che lo meritassimo anche a lui. Sì. È un po' tardi, però. Baciami, amore, ho paura che fra poco cadiamo. Mm.
Carmela? Sì? Vieni qui. Ascoltami bene. Vai subito dalla cuoca e dille che oggi deve preparare un piatto speciale, squisito. Uno dei suoi piatti migliori, chiaro? Mi raccomando, eh? Sì, certo. Avete ospiti a cena? No. Al contrario, è una cena intima. Soltanto Lucia e io. Ah. Beh, ogni tanto è simpatico festeggiare in privato, non credi? Sì, certo. Allora vado subito ad avvertire la cuoca di preparare una delle sue specialità. Ah, perfetto. Carmela. Sì? Ho bisogno di parlarti, se non ti dispiace. Salvatore! Sì? Ho intenzione di partire. Va a Roma per concludere quell'affare in sospeso? No. Non è un viaggio d'affari, non si tratta di questo. Vedi, ho intenzione di portare mia moglie a Buenos Aires. Pensavo che la signora non si fosse ancora ripresa. A maggior ragione. Proprio per questo sono sicuro che il viaggio l'aiuterà a ristabilirsi. E quando partirete? Spero il più presto possibile. Però mi raccomando, Salvatore, non dire niente a nessuno. Non è ancora definito niente. Devo prima organizzarmi. Lo farò appena gli affari me lo permetteranno. Bruno è un bravo ragazzo. Ti renderà felice. Grazie. E pensare che sono stato io a presentartelo, eh? Chi l'avrebbe mai detto che vi sareste sposati? Io non ho avuto fortuna in amore. E sono molto contento nel vedere due persone che si amano. È per questo motivo che ho pensato di offrirvi due biglietti del teatro per lo spettacolo di questa sera. E di prenotare un tavolo al ristorante Rivolta, perché possiate, trascorrere una bella serata. È un regalo che voglio fare a te e a Bruno. Signore, mi dispiace, ma non posso accettare. Io la ringrazio. Devi accettarlo. Altrimenti mi offendo. Ho avuto poche occasioni di passare una serata così con Lucia. Accettalo, ti prego. E va bene, signore. La ringrazio infinitamente. Buon divertimento. Oh, buongiorno. Come stanno i miei tesori? Ciao, amore mio. Ciao. Ciao. Ho una cosa divertente da proporti, tesoro mio. Voglio insegnarti a leggere. Ti piacerebbe leggere il giornale a tuo papà tutte le mattine? Sì, papà. È un'ottima idea. Sei una bambina intelligente. Imparerai subito, tesoro. Ho qualcosa da proporre anche a te. Ti piacerà. Spero che non vorrai insegnarmi a scrivere. Una cosa che hai sempre desiderato fare. Che cosa, Vittorio? Un viaggio, amore mio, tu e io da soli. Andremo a Buenos Aires a trovare Lucia. Ti va, vero? Sì, molto. Ma adesso non credo che sia il momento giusto. Non voglio separarmi da Valeria. In questo momento desidero solamente stare con te e con lei, in tutta tranquillità. Non lo so, forse sarà la gravidanza, però non mi sento bene ultimamente, Vittorio. I primi mesi sono sempre più difficili, Luisa.
Vedrai, poi ti sentirai meglio. Sì, ne sono sicura. Però è strano. Proprio in questo momento così bello, così magico della mia vita. Ora che ho Valeria, che siamo felici, che ho realizzato il mio sogno più grande, quello di dare alla luce a un bambino. Ho paura. Non so perché, ma è così. Temo che qualcosa distrugga la mia felicità. E ora abbraccia mamma, su. Scusi. Buongiorno. Mi scusi ancora. Mi ha fatto molto piacere vederla, anche se non me l'aspettavo assolutamente. Le confesso, signora, che mi piacerebbe tanto avere la fortuna di incontrarla ancora. Magari ogni giorno, se è possibile. Che ne pensa? Piacerebbe anche a me che i nostri incontri non fossero affidati al caso e che fossero molto più frequenti. Oggi pomeriggio ti farò conoscere il mio nuovo recapito. Non lasciarmi senza notizie. Mi mancherai molto. Anche tu, amore mio. Qualcuno oggi mi ha mandato delle rose. Non hai idea di chi potrebbe essere stato? No, no, non mi interessa neanche saperlo. Però questo mistero in fondo mi diverte. C'è un'altra notizia che non vedevo l'ora di raccontarti. Sentiamo. Una notizia sensazionale. Aprirò un negozio di abbigliamento. Non so ancora dove né quando, ma lo aprirò. Che bello, Angela! Come sono contenta! È sempre stata la tua più grande aspirazione. E poi tu sei bravissima, hai disegnato dei modelli straordinari. Avrai un grande successo. Marianna, non esagerare. Poi il successo non mi interessa. Quello che desidero è essere indipendente economicamente e occupare il mio tempo libero, nient'altro. Beh, mia cara, anch'io devo darti una bella notizia. Vediamo se indovini. È un fatto che mi cambierà tutta la vita.
Non mi dire che hai firmato il contratto di quello spettacolo teatrale a cui aspiravi tanto. Se la notizia fosse questa, mi avresti trovata ubriaca fradicia, con la bottiglia ancora in mano. No, si tratta di ben altro. Non vedi che aria sognante e romantica che ho? Ah, Marianna, non mi dire che ti sei innamorata. Sei innamorati significa prendere ogni cosa con allegria, pensare solo a cose piacevoli, sentirsi leggeri come se si camminasse sopra una nuvola e passare tutto il giorno a pensare solamente a lui. Allora sì, sono innamorata. Oh, non posso crederci, questa sì che è una notizia sorprendente. Marianna Colucci, una donna che nessun uomo è riuscita a conquistare, adesso si è innamorata. Questa è la notizia dell'anno, devi dirmi subito chi è. Si chiama Giuliano, è una persona molto fine. Un bel ragazzo, ha un sorriso davvero irresistibile e uno sguardo così penetrante che quando mi guarda mi sento rimescolare il sangue nelle vene, non sai. Buonasera, signore. Carlos, che sorpresa! Ma guarda chi si vede. Tanto tempo, eh? E come sta, Angela? Sono tanto contenta di vederti. Sai, io ho avuto dei problemi, ma ora sto molto meglio. Ho qualcosa per lei. Lo vede? C'è sempre una speranza. Carmela, Lucia, un giorno o l'altro mi farei morire di spavento. Sapevo che in casa non c'era nessuno, non si sentiva neanche un fiato, me ne stavo lì, bella tranquilla, e all'improvviso arrivi tu e ti metti a gridare, ma scusa. Va bene, mi dispiace, ma ho fatto così perché sono troppo contenta. Sta andando tutto alla perfezione. Ho tante di quelle cose da raccontarti che non so nemmeno da dove cominciare. Beh, perché non cominci dal principio? Io lo so che non è un'idea molto originale, però almeno ci capirai qualcosa. Mi fa piacere, sai, mi fa piacere che anche tu sia di buon umore. Vieni, siediti con me. Siediti qui. Allora, d'accordo, farò come dici tu, ti darò retta. Comincerò dall'inizio. Per prima cosa, ho firmato il documento, l'accordo con Nicola. Insomma, per dirlo in termini pratici, sono libera, Carmela. Ha accettato di aspettare un anno? Beh, è disposto a lasciarmi in pace in cambio del denaro. Ma fra pochissimi mesi sarà tutto legale. Non ci posso ancora credere, Carmela. Lo sai che qualche giorno fa ero disperata perché credevo che fosse tutto finito. E invece ora la mia famiglia è definitivamente in salvo. E la speranza è tornata nel mio cuore. Non puoi sapere quanto sia contenta. Anche se in fondo mi dispiace un po' per Nicola, perché ultimamente era cambiato. Aspetta, non è finita. Sapessi quello che è successo dopo. No, è troppo bello. Non puoi neanche immaginartelo. Certo, se continui a fare la misteriosa, penso proprio di no. Vieni, andiamo in camera mia. Perché quello che devo raccontarti deve restare un nostro segreto. Vieni, non ci crederai mai. È come in una favola. Dai, è ancora più bello. Bene, allora era lei. Ho fatto male? No, al contrario. Non immagina quanto mi hanno aiutato i suoi fiori, davvero. Non le è sembrato troppo sfacciato da parte mia? No, assolutamente. Anzi, ho pensato che fosse un bel gesto da parte di un uomo. Non potrò mai ringraziarla abbastanza per quello che lei ha fatto per me. Adesso mi fa arrossire. Sì, davvero, lei mi è stato vicino in momenti molto difficili. E adesso sono di nuovo in debito con lei. Io le voglio bene, Angela. Il cuore, si sa, non è mai capace di fare i conti.
Io comunque le sono grata. In questo ultimo periodo ho passato dei momenti molto difficili. Sì, l'ho saputo. Ma non mi deve alcuna spiegazione. No, ma io voglio farlo. Davvero voglio farlo. Ho pensato a lungo in questi ultimi tempi. Molti anni fa ho lasciato il mio paese. Ero sola, senza denaro, senza amici, senza futuro. Ma via, Angela, non parliamo di cose tristi. Non sono cose tristi. Questa è la vita. E la vita bisogna affrontarla se si vuole vincere. E io voglio ancora vincere. Dunque, lasci che le racconti. Se può farle bene. A poco mi sono fatta degli amici. Ho avuto una famiglia. E ho incontrato l'amore. L'amore della mia vita. E adesso l'ho perduto. Ma non credo di aver perso tutto. Ho sempre mia figlia. E i miei amici. Dei grandi amici. E sto imparando ad affrontare la mia vita da sola. Grazie di essermi accanto in questo momento. Non sarà facile. Niente sarà più facile per me. Ma forse con un fiore ogni mattina è possibile che io ci riesca. Renzo. Renzo. Renzo, mio Dio. Renzo. Ma com'è possibile? Sei tu? Renzo. Rispondi. Rispondimi. Non ci potevo credere. Alta, bionda e bella. E quando me l'hanno presentata io non ho capito più niente. Le ho detto, signorina, potremmo uscire insieme una di queste sere. Ho l'automobile. Guarda. Ehi, ma che succede? Non lasci stare. Aiutami a sollevarlo un po'. Bisogna chiamare subito un'ambulanza e avvisare la polizia. Pover'uomo, gli hanno dato un colpo tremendo. Ma cosa vi è successo? Non si preoccupi, signore, tutto è finito. Volevano derubarla, credo. Sto bene. Non parli, non parli, sia calmo. Adesso la portiamo all'ospedale. Non ce n'è bisogno, sto bene. Ma no, è grazie meglio che la veda un dottore. No, vi dico che sto bene, ho solo bisogno di un taxi, di nient'altro, sto bene. Chiamatemi un taxi. Aiutatemi. Voglio dirle una cosa, Angela. C'è in ognuno di noi tanta ricchezza interiore, fantasia, possibilità di amare. Sta a noi, soltanto a noi, trovarla, farne buon uso e andare avanti. Lei riesce sempre a sorprendermi. Dice delle cose molto belle. E poi mi sembra molto cambiato, lo sa. Adesso è più sicuro di sé, più maturo. Anche più interessante. È lei che mi guarda con occhi benevoli. Certo, può darsi. Il successo l'ha cambiata. No, questo no. Il successo non c'entra niente. È più probabile che sia stato il lavoro stesso. Ho conosciuto tanta di quella gente in questi ultimi tempi. Ho dovuto faticare tanto per riuscire ad ambientarmi. Capisco, ma credo che in fondo sia un bene tutto quello che le è successo. Vede, mi fa pensare che ci sia una giustizia. Lei meritava il successo. E poi è anche un bene che... Che cosa, Angela? Io sono felice che lei sia tornata. Sentivo la mancanza del mio angelo custode. Io non mi sono mai allontanato da lei. Vede, mi sono sempre tenuto in contatto con Marianna. Ma le avevo chiesto di non dirle niente a questo riguardo. Non volevo essere un'ulteriore complicazione per lei. Ma adesso, Angela, adesso che ho saputo che alcuni dei suoi problemi sono stati risolti, allora... Allora continuo. Ecco, allora mi piacerebbe... avere un posto nella sua vita. Non vorrei essere solamente il suo angelo custode. Vorrei che mi considerasse il suo più grande amico. E poi col tempo spero di poter essere anche qualcosa di più.
Allora, arrivo nel nostro appartamento. Apro con le mie chiavi. E a momenti cado svenuta. Ma perché? Si può sapere che è successo? Indovina. Renzo era lì. Proprio così, Carmela. Ma ti rendi conto? Proprio lo stesso giorno in cui ho firmato l'accordo con Nicola, lui ha deciso di lasciare Angela. Ah, mio Dio. Capisci, era la prima notte che aveva dormito fuori di casa. E questa mattina, così, senza volerlo, ci siamo ritrovati. Oh, è stato il destino che ha voluto regalarci qualche momento di gioia per aiutarci a superare l'attesa che ci aspetta. Ma l'hai ritrovato il tuo foulard? Ma che cosa vuoi che me ne importi di quell'inutile foulard? Ti sto parlando della nostra felicità, non riesci a capirlo? Oh, ma sì, certo che riesco a capirlo, Lucia. Perché credi forse di essere l'unica che può avere delle avventure, dei segreti, delle novità? Ah, aspetta, Carmela, lo sai che ti conosco bene. Tu sai essere diavolica. Non si tratta di nessuna diavoleria, mia cara. Sto pensando di mettermi un vestito molto elegante e di andare a vedere una bella commedia a teatro e chissà, forse di andare a cena in un locale alla moda. Bruno ti ha invitata a teatro? No. Veramente è stato Nicola, il signor console in persona. Ma come? No, sta tranquilla, no. Non è come tu stai pensando. È ovvio che andrò con Bruno, però è stato Nicola a invitarci. Ma come vi ha invitati? Nicola è stato così carino da regalarci due biglietti per andare a teatro. E non è finita qui. Ci ha prenotato un bel tavolo. E così, subito dopo lo spettacolo, ce ne andremo a cena in un ristorante molto raffinato. È un regalo che fa a Bruno e a me. Che te ne pare? Beh, a me sembra che dovreste andarci. E che devi uscire subito a comprarti un bellissimo vestito. E che non devi trovare nessunissima scusa per non farlo. E poi penso anche che Nicola a volte mi stupisce. È capace di slanci inaspettati, di grandi generosità. Posso esserle utile, amico? Puoi solo servirmi ancora da bere. Forse un altro bicchiere mi aiuterà a pensare. Io non credo che l'aiuterà a pensare. L'aiuterà soltanto a dimenticare. Prendiamo un bicchierino. Ci vuole solamente per un po'. Sì, sincero. Questo è veramente eccezionale. Devi pensare che è un po'. Me la sono sempre passata male, sai? Per tutta la mia vita non sono stato altro che un morto di fame. Finché un bel giorno ho conosciuto una persona che mi ha aiutato a uscire da quello squallore. Mi ha dato un lavoro, denaro, potere. È per questo che soffre. Lo avessi io un amico così. Quell'uomo non è un mio amico. Quello è il mio capo. E il mio capo mi ha dato un ordine. Un ordine molto difficile da eseguire. Un ordine che mi obbliga a fare del male a un amico vero. Un amico con cui ho passato l'infanzia. E io non so cosa fare. Questo sì che è un problema, la capisco. Ma lei perché non ne parla con il suo amico? Magari insieme riuscirete a trovare una soluzione. No, non c'è. E giuro che non sto mentendo se ti dico che non c'è. O la sua vita, o la mia. Perché non gli hai dato il telefono di qua? Così ci chiamava. Sarebbe stato più semplice. Appena rientrato ci avrebbe telefonato. Che dirti, Filomena? Ho paura di tutto. Non so chi potrebbe ascoltare quello che dico. Può essere che i telefoni non siano sicuri. E non so quello che Renzo vuole che facciamo. No, dammi retta, ascolta. È meglio se non lasciamo nessuna traccia. Gli abbiamo già fatto correre abbastanza rischi venendo qui. Vedrai che rientrerà. Prima o dopo dovrà rientrare a casa sua, non credi? Sì. Non può essere stato inghiottito dalla terra proprio adesso che noi siamo arrivate fino a qua. Non si può più vivere a Buenos Aires. La gente sembra impazzita. Mia zia è stata aggredita proprio davanti a casa sua. Le hanno rubato molto? No, i soldi per la spesa, una sciocchezza. Ma lo spavento, quello chi glielo paga? Nessuno.
Qui nessuno ti paga mai niente. Cammini per la strada e rischi di essere investita da una di quelle macchine che corrono a 50 all'ora. E con chi puoi lamentarti? Non arrivano che feriti per incidenti stradali ultimamente. Non dirlo a me. Prendi ad esempio questo povero uomo. Non puoi nemmeno immaginare quanto sia bella ed elegante. Sembra una regina. Passerà tutta la serata fuori casa? Sicuramente farà un po' tardi. Passerà la serata col suo fidanzato. E allora non batterà più a me? Certo. Lei si prenderà sempre cura di te perché ti vuole molto bene, lo sai, no? Ma anche lei ha il diritto di divertirsi un po' perché essere felici è molto importante. Perciò, Michelino, vieni qui che voglio dirti un'altra cosa. Ascoltami bene. Non voglio che tu dica o faccia niente per cercare di non farla uscire, d'accordo? Cosa che non devo dire, mamma? Beh, per esempio, non so che ti sentirai molto solo senza di lei. Oppure, ancora peggio, che se lei non ti mette a letto, tu non riuscirai a dormire. Insomma, hai capito? Sai benissimo quello che voglio dire. Sì, sarò zitto, te lo prometto. Bene, spero che tu mantenga la tua promessa, perché sennò mi arrabbierò molto. Ah, buonasera, Bruno. Com'è elegante. Non voglio far sfigurare Carmela, signora. Infatti sta benissimo, gliel'assicuro, e vedrà che meraviglia Carmela, sarà uno splendore. Signora, io le sono veramente grato per tutto quello che sta facendo per noi. No, non deve ringraziarmi di niente, Bruno. E poi, l'idea di questa vostra serata è stata unicamente di Nicola. Ma non è solo per questo che dobbiamo ringraziarla, Bruno, le prego, Lucia. Non... Oh, Carmela. Voglio venire con te, Carmela. Michelino, se non sbaglio, tu e io avevamo fatto un patto. Vieni qui, tesoro. Vedi, questa sera non posso portarti con me, ma ho già parlato con la cuoca perché ti prepari il tuo piatto preferito. E se ti comporterai bene, andrai a letto presto e non farai arrabbiare la mamma, allora forse ti porterò un regalo. Va bene, allora puoi uscire da sola. No, da sola no. Carmela stasera esce con me. Ah, esce con te? Allora anche tu mi devi portare un regalo. Ah, buonasera, ma come siete belli. Spero proprio che passiate una serata all'altezza della vostra eleganza. Grazie. Bene, adesso dobbiamo proprio andare, altrimenti lo spettacolo comincerà senza di noi. Certo. Allora vi auguro buon divertimento. E abbia cura di lei. Stia tranquilla. Su, andiamo. Buon divertimento. Grazie. Finalmente soli, eh? Pronto? Rosalia! No, mi dispiace, ma purtroppo non so ancora niente. Sì, sì, anch'io sono un po' preoccupata. No, non sarà successo niente. Ma lei, perché non mi dà il suo numero? Così posso richiamarla. Sì, aspetti un momento, Sì. Sì? Sì. Ho scritto. E allora, non appena ho qualche notizia, la chiamo. Certo, io uscirò a cercarlo. Se vuoi scusarmi un attimo, voglio andare a vedere se Michelino si è addormentato. No, no, aspetta, non ce n'è bisogno. Quando sono andato da lui a trovarlo poco fa, stava dormendo profondamente. Siediti. Ceniamo in santa pace. Sai, Nicola, non vorrei che Carmela al suo ritorno mi rimproverasse per non essermi occupata di mio figlio. Non sai quanto mi piace vederti così di buon umore. In parte è merito tuo. Sono felice di aver ritrovato finalmente un modo armonioso di convivere. Anch'io sono molto soddisfatto, te lo posso garantire. Sai, Nicola, voglio confessarti una cosa. Questa è la prima serata felice che riesco a passare con te da molti anni. Beh, immagino che questo si debba al fatto che sono un uomo molto gradevole, che si comporta da persona civile. E poi devi anche tener conto del mio fascino personale. Per non dimenticare la tua modestia. Sai, Nicola, io credo che tu non cambierai mai. Non puoi neanche immaginare quanto sia vero quello che hai appena detto.
male che sei arrivato, Gustavo. Ti ringrazio per essere venuto subito. Beh, mi sono precipitato subito qui. Eri così agitata per telefono. È successo qualcosa con Riccardo? No, ma è appunto per lui che sono preoccupata. Non è più tornato a casa. Da ieri sera non si è più visto, non ho più sue notizie. Sua madre mi telefona continuamente. Sua madre? Sì, nemmeno io riuscivo a crederci. Si trova a Montevideo. Vuole parlare con lui, ma non so come rintracciarlo. Ma a lei è successo qualcosa? È venuta per qualche motivo? Non lo so, non ha voluto dirmi niente. Vuole solo parlare con lui. Io non so più che dirle. Ho chiesto a te e tu non ne sai niente. Ho chiamato Marianna, ma lei non l'ha visto. Non lo so, non so più chi chiamare, dove andare a cercarlo. Forse sarà insieme a... Ma no, che ti viene in mente? C'è soltanto una cosa da fare. Che cosa? Andare alla polizia e cercarlo negli ospedali. Ho gradito molto questa cena e la tua compagnia. Ci saranno molte altre cene come questa per noi due, ora che siamo diventati amici. È così che avremmo dovuto vivere sempre. Sai, è un vero peccato aver sprecato tutto questo tempo come abbiamo fatto noi. Non avremmo mai dovuto essere nemici e tantomeno comportarci come tali. Beh, non serve più a niente recriminare adesso. Come si dice, è inutile piangere sul latte versato. Sì, hai ragione. Brindiamo al futuro. Al nostro futuro insieme. È stata una bella serata, ma molto intensa. Scusami, sono un po' stanca. Ora vado a riposare. Va bene. Io resto ancora un po'. Finirò il mio bicchiere. Sono sicuramente più abituato di te a fare tardi. Buonanotte, Nicola. E grazie. Ti auguro di dormire bene questa notte. Vai nel camerino della zia, va bene? Aspettami lì, devo parlare un attimo con lei. Vai, amore. Angela, ma che cosa è successo? Ha una faccia. Riccardo è sparito, non riusciamo assolutamente a trovarlo. Sì, si calmi, Angela, la prego. Vedrà che lo troveremo. Siete già andati alla polizia? Sì, è quello che vogliamo fare, però prima abbiamo portato qui la bambina. Non l'avete ancora trovato, dobbiamo andare subito alla polizia, immediatamente. È meglio che ci dividiamo i compiti, non serve a niente andare tutti insieme. Sì, va bene. Marianna, per favore, pensa tu alla bambina, è molto agitata, temo che abbia capito qualcosa. Io farò il giro degli ospedali, se so qualcosa telefono qui, d'accordo? Sì, io invece vado alla polizia a denunciare la scomparsa. Io vorrei accompagnarla, Angela. Grazie. D'accordo, allora restiamo così. Il primo di noi che sa qualcosa telefona qui a Marianna. Ma io che faccio? Tu intanto ti occuperai del locale, perché io non mi sento di fare niente. Thank you.
Non ti preoccupare, amore mio. Non avere paura. Riavrai il tuo foulard questa notte stessa. Buonasera, signori. Buonasera. Ci scusi per l'ora tarda, agente, ma abbiamo bisogno di fare una denuncia. Sì, qual è il problema? Ecco, mio marito è sparito. Beh, sono cose che succedono. No, no, guardi, non è come lei pensa. È molto importante per noi trovare questa persona. Qual è il nome della persona? Riccardo Franchi. E da quanto tempo manca da casa? Da ieri notte. E oggi nessuno l'ha visto in tutta la giornata. Signora, quando un uomo passa tutta la giornata fuori di casa, non possiamo considerarlo scomparso, capisce? Sicuramente sarà da qualche parte. Non si preoccupi. Stia tranquilla e se ne torni a casa. Lui sarà già lì, pronto a raccontarle chissà che storia, probabilmente ubriaco. Riccardo non farebbe mai una cosa simile. La prego, mi dia retta, signora. Si metta tranquilla e aspetti fiduciosa. E se lei non futuro... capisce, non è il caso di aspettare. Non è sua abitudine sparire così. Non l'ha mai fatto. Beh, per un marito c'è sempre una prima volta. Mio marito ed io siamo separati. Se è questo che pensa, non tema, non voleva fuggire da me. Mi scusi, signora, allora è diverso. Mi dia tutti i dati. Vedrò che posso fare. Ti ho portato un tè caldo. Ti farà bene. Niente può farmi bene in questo momento, Filomena. Sono certa che è successo qualcosa a Renzo. Lo sento qui, qui nel cuore. Ma è possibile che non riescano a rintracciarlo in tutta la giornata? Può essere solo un caso, un impegno improvviso, un viaggio di lavoro, un imprevisto, chissà. Renzo è diventato un uomo importante. Forse non è facile rintracciarlo. Non pensare a brutte cose. Non essere spaventata. Perché tu non sei spaventata, Filomena? Per favore, non prendermi in giro. Tu pensi quello che penso io, che non saremmo dovute venire qui, che il nostro Renzo è in pericolo, che forse ci hanno seguite. No, no, questo è impossibile. No, no, che non lo è. Non lo è. Ettore ha dovuto lasciare la Sicilia come se fosse un ladro. Forse il potere di Salvatore Turturro è più forte di quello che noi credevamo. Ti prego, non dire queste cose in questo momento, Rosalia, per favore. Ormai siamo qui e non ci resta che aspettare. È tutto nelle mani del destino. Il destino ci ha giocato un brutto scherzo. Farci venire da tanto lontano per portare solo disgrazia. Di che disgrazia state parlando? Che è capitato a Renzo? No, Riccardo Franchi non è fra gli arrestati e non ha subito alcun incidente. Però c'è una cosa, la sua descrizione coincide con quella di un uomo non ancora identificato, trovato per strada e portato immediatamente all'ospedale. È tutto quello che posso dirvi. Dovrete andare a controllare lì. Grazie, speriamo che sia lui. Per il suo bene io spero di no. Perché quell'uomo è morto. Renzo non si trova da nessuna parte. È letteralmente scomparso. No. No, vuol dire che non potrò vederlo. Abbiamo fatto questo lunghissimo viaggio sognando di vivere un momento che invece non arriverà mai. Oh, Dio mio, se è veramente scomparso. La vita di mio fratello e anche la mia non hanno avuto alcun senso.
Non è giusto, Rosalia, non è giusto. È la mia vita. Che posso dire allora della mia vita, Assunta? Dimmelo tu, che senso ha avuto? Prego. Mi dispiace sottoporla a questa prova, signora, ma non c'è altro modo per sapere se si tratta di suo marito. Ha sofferto? No, non credo. Quando è arrivato in ospedale aveva già perso conoscenza e dopo qualche ora è spirato. Allora è pronta, signora? Sì. Che cosa fai qui? Quello che stai pensando. Sono semplicemente un marito che, com'è naturale, vuole fare l'amore con sua moglie. Vuole tornare a casa con l'ambulanza? No, la ringrazio molto. Sto benissimo, sul serio. Devo andare subito a casa, saranno preoccupati. Lei è padrone della sua vita e ha il diritto di fare tutto quello che vuole. Ma il medico ha detto che dopo essere rimasto tante ore senza conoscenza, sarebbe opportuno che restasse ancora un po' in osservazione. Sì, sì, ne terrò conto. Le prometto di comportarmi bene. E poi fra qualche giorno tornerò a farmi un controllo. Ma ora devo proprio andare. Voi ammalati siete tutti uguali. Noi ci facciamo in quattro per curarvi. E voi invece volete una cosa sola, andarvene da qui. Sei ubriaco. Come fai a dire queste stupidaggini? Queste stupidaggini sono quelle che tutti gli uomini dicono e che tutte le donne vogliono ascoltare nella loro notte di nozze. Questa non è una notte di nozze. Oh, sì. Per me lo è. Una notte di nozze desiderata, sognata, anelata. Sapessi quante volte, quanto ho aspettato questo momento. No. No, Nicola, non erano questi i nostri patti. Oh, sì, lo so. No, non è vero, no. Io ho firmato il documento, tu hai avuto il denaro. Lucia, andiamo. Che cosa sento? Non posso credere che tu parli così. Nella vita il denaro non è tutto. C'è anche il momento, il meraviglioso momento dell'amore. Che cosa dici? Lo sai che non è possibile? Ah, sì. Certo che è possibile. Tu l'hai fatto diventare possibile. Tu hai reso possibile l'amore. Chissà quante volte. Ma non per me. Ma di che stai parlando? Ti basta vedere questo foulard? O vuoi anche maggiori spiegazioni?
i particolari. Nicola, per favore, smettiamola con questa farsa. E perché? Perché? Forse per caso io non merito che tu mi offra quello che offri anche agli altri. Sono nel mio diritto. Sono tuo marito, non puoi negarlo. Non puoi negarlo! Forse il tuo carnet è già pieno. Ma che dici? Ti prego, ti stai sbagliando. Certo! Prima sì che stavo sbagliando. Ho sempre sbagliato. Quando credevo che tu fossi superiore a me. Quando credevo di non meritarti. Quando credevo che tu fossi migliore di ogni altra donna che avevo conosciuto. Ma ora ho capito chi sei. Ora ti disprezzo. Io ti disprezzo. Hai voluto fare la moglie vergine per tutto questo tempo, sapendo che io morivo dietro di te. Sapendo che ero pazzo, pazzo d'amore. Innamorato come mai, mai, capisci? Mai nella mia vita sono stato innamorato di un altro. Nicola, ti prego, non parlarmi così. Te l'ho già detto tante altre volte. Mi dispiace, mi dispiace. Stai mentendo. Stai mentendo, Lucia. Ma adesso pagherai per tutte le cattiverie che mi hai fatto. Pagherai finalmente per tutti gli inganni e le bugie. No. Mi hai disprezzato per tutta la vita. No. Sì. No. Ti sei presa a gioco di me e dei miei amici. No. Mentre tu ti rotolavi sul letto di una squallida appartamentina con l'ingegner Riccardo Freddi. No! Ah, sì, è così invece. Ma adesso finalmente. Ti prego. È arrivato il mio turno. Prego. Sì. Sì. Ti prego, Nicola, lasciami, per l'amor di Dio, per carità, non fare così. Ti prego. Non c'è niente. Lasciami, ho paura. Non devi aver paura. Farò niente di male. Niente di male, amore mio. Anzi, al contrario. Vedrai come sarò dolce con te, tesoro. Forse tu non sai, Lucia, forse tu non sai che io so essere tanto affettuosa. Tanto esperto e tenera, Lucia mia, da farti provare il paradiso. Ah, Lucia. No. Ti voglio. No. Riccardo, ma dove diavolo eri? Che ti è successo? Sono ore che ti stiamo cercando per tutta la città. Adesso può sapere, spiego, che aspetta, fine hai fatto. Ti spiego, io stavo camminando. Ma perché non ti sei fatto sentire da nessuno? Sei matto? Lasciami parlare. Ho fatto il giro dei commissariati, degli ospedali. Angela è disperata, per mentre favore. Tu te ne andavi tranquillamente a spasso. Per favore, non gridare, mi fa male la testa, Gustavo. Che ti succede? Mi fa male la testa. La testa. Sei ferito? Sei ferito? Chi è stato? Credo che mi abbiano aggredito. Non so. Io stavo camminando quando all'improvviso ho sentito un colpo molto violento qui dietro la nuca. E dopo mi sono svegliato nel pronto soccorso di un ospedale. Sono venuto qui allo studio perché non voglio che Angela mi veda così. Qualsiasi cosa possa accaderti, la prima cosa che devi fare è avvertire Angela. Sì, sì. È molto preoccupata, tutti eravamo terribilmente preoccupati. Anche tua madre è preoccupata, Riccardo. Mia madre, che è successo? No, mia madre. Perdonami, scusami, questa è la prima cosa che avrei dovuto dirti. Tua madre ha telefonato, si trova a Montevideo e vuole abbracciarti. No! No! Carmela! No! Carmela! Non fa...
fare la commedia, lo sai perfettamente che ora in casa c'è soltanto Michele. E sai anche che la tua fedele Carmela sta vivendo la sua serata d'amore come quella che ora vivremo qui, io e te. Non avrei mai creduto che potessi fare una cosa così ignobile. E io non avrei mai creduto che tu fossi una squadrina. Ti odio! Anch'io ti odio! Anch'io finalmente ti odio, Lucia! Ah sì, finalmente ci unisce lo stesso sentimento. Adesso siamo uguali, uguali come due gocce d'acqua. Non ti azzardare a toccarmi! Fammi uscire di qui! Vai, vai pure. Tanto ho dato la serata libera a tutto il personale. Questa è la mia notte di felicità. Perciò ho voluto che anche loro potessero godersela. Siamo soli, mia cara. Non hai via di scampo. Certo, se quello che ti dà fastidio è questa camera da letto, ci sono tante altre stanze. La casa è così grande. Entriamo a riposare un attimo e poi continuiamo le ricerche. Sì, per svenire di nuovo in un altro posto. No, Angela. Tutto questo non serve a niente, mi creda. Adesso la cosa migliore è che lei se ne stia buona qui. Si tranquillizzi. Cerchi di riposarsi. Io comunque appena vedo che lei sta meglio, esco di nuovo e continuo a cercare Riccardo. Le prometto di riportarglielo sano e salvo. Ma lei adesso si rilassi e beva qualcosa. Guardi che io sto bene, Carlo. È Riccardo che ha bisogno di aiuto. Abbiamo tutti bisogno di aiuto, sempre. Ma non sempre siamo anche in condizioni di darlo. La prego, Angela, per favore, si riposi. Si riposi un po'. Riccardo sta per ritornare. Glielo prometto. No, cara, non c'è nessuno in casa, nessun altro. Guarda, guarda pure se non vuoi credermi. Ma che pensavi? Che sarei stato così stupido da lasciare che qualcun altro fosse testimone di questa straordinaria serata? Sì, sì, proprio così. Penso che sei solo uno stupido. Un maledetto stupido verme che vive strisciando e che crede di potermi portare al suo livello e invece no. No, no, non ci riuscirai. Non otterrai mai niente da me, mai. Ti disprezzo, mi fai schifo. Brava, continua così. Dimostrami che sei forte. Così sarà più gratificante la mia vittoria. Vittoria? Tu credi di poter vincere con me? Ma allora non imparerai mai. Quante volte hai fatto credere di aver vinto e ti sei reso soltanto ridicolo davanti ai tuoi ignobili amici? Ma non capisci, sarò sempre io a vincere. Io ho fatto tutto quello che ho voluto con te e continuerò a farlo. Davvero? Sì. Continua, brava, brava, continua. Dimostrami come sei forte. Dimenati come una preda inseguita dai cani. È questo che mi è sempre piaciuto di te. Continua, mi eccita il gioco, sì, mi diverte. Invece, mi fai morire dalla noia. Tu non ti diverti mai, eh? Vorrei sapere se quel povero idiota è riuscito a farti sorridere almeno una volta. Non ti azzardare nemmeno a nominarlo. Tu non lo sai. Tu nemmeno lo sai come è fatto un vero uomo. Stai attenta, Lucia. Stai molto attenta a quello che dici. Tu non sopporti quello che dico perché è la verità. Per questo. È falso. Fa l'amore con me. Dopo potrai parlare. Perché non vuoi? Perché? Hai paura di scoprire che possa piacerti, eh? Eh? Quando una donna vera, incontra l'uomo della sua vita, lo capisce e non ha bisogno di provare niente a nessuno. Che cosa ne sai tu di queste cose? Che ne sai? Non ti è mai capitato in vita tua di avere tra le braccia una donna vera? No! Tu ti sei sempre circondato di puttane! A te piace tutto, senza distinzione di sesso! No, Angela cara, non posso venire.
Io ti ringrazio per la tua insistenza, però non posso. Anzi, non devo venire. No, no, senza prima aver parlato con Renzo e poi sarà lui a decidere quello che devo fare. Ma se muoio dalla voglia di conoscere la vostra casa, guardare tutto, vedere dove Renzo ha vissuto tutti questi anni. Anni tanto dolorosi, sai? Non posso. Non devo, te l'ho detto. Poi quando avrò parlato con Renzo, lui deciderà. Come non riuscite a rintracciarlo? Ma come si può sparire all'improvviso? Non è possibile. Io pensavo che cose del genere non potevano succedere. Qui in America, in una grande città. No, non piangere, Angela, per favore, non... Non piangere, figliola, calmati. Io so benissimo che razza di uomo sei. Tu non sai niente. Tu non hai mai capito niente. Io so che cos'è la vita. Io. Tu sei solamente una vigliacca. Io? Una vigliacca, ecco quello che sei. Che si riempie la bocca di frasi fatte e parole assurde e ridicole. È l'uomo della mia vita. Sì, è così. Lui è l'uomo della mia vita. Il mio amore. Il mio amore, il mio amico, il mio uomo, il mio amante. Io lo amo, lo amo, lo amo da morire. Te lo dico perché è quello che sento. Anche se queste parole ti fanno tanta paura. Sì, ti fanno tanta paura. Perché mai potrai sentirle pronunciare per te da nessuna donna. Ti fanno tanta paura perché mai e poi mai potrai urlarle col cuore pieno d'amore e di orgoglio come faccio io. Come faccio io in questo momento. Perché nessuno, nessuno vorrà sentirle dalla tua bocca schifosa. E questo sarebbe il tuo grande amore. Questo sarebbe il tuo grande amore! Andiamo, Lucia. Tu parli d'amore, ma quale amore? Che amore può essere questo, Lucia? Se ti permette di stare in questo momento qui insieme a me, che cosa racconti a lui? Bugie come quelle che dicevi a me? E lui ti ama così disperatamente. Com'è possibile che non soffra nel saperti qui con me? Questo sarebbe il vostro grande amore! Con te che mi chiedi per favore di restare a vivere insieme ancora per un anno. Il nostro è un amore che tu non riuscirai a capire. Un amore che non ferisce, che non fa male. È un amore che sa sacrificarsi per il bene degli altri. E allora buttala, non serve. Un amore che non sa rischiare, Lucia, non può servire a niente. Il tuo non è vero amore. Tu lo desideri, ti piace, desideri il suo corpo. Come io ho desiderato ogni corpo di donna che ho avuto. Ma io non inganno nessuno. Io non dico che è vero amore, no, 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 no. Invece è amore. Amore fino alla morte. Io lo amo. E lo amerò fino alla morte. È l'unico uomo per cui valga veramente la pena di vivere e di morire. No. E io sono disposta a morire adesso, in questo istante, per lui! Rosalia. Rosalia. Era un sogno troppo, troppo bello. Come un sogno? Di che cosa stai parlando? Rivedere Renzo è stato solo un sogno. Non mi fare spaventare, Rosalia. Che stai dicendo? Che cosa è successo? Il mio Renzo è sparito. Oh, no. È da ieri che non riescono a trovarlo. Oddio, non è possibile. Ci volevano più cautele, dovevamo stare più attente. Non dovevamo venire in Uruguay così vicino a lui. No, no, no. Non parlare così, Rosalia, non può essere. Abbiamo fatto un giro lunghissimo, alloggiato in alberghi infimi, in cittadine sconosciute. Carina. Le tue paure sono esagerate.
Nemmeno qui, mai, in nessuna occasione abbiamo nominato i Vanzini. Non siamo mai uscite dalla porta dell'albergo. No, non abbiamo preso precauzioni sufficienti. È colpa mia, è soltanto colpa mia. Morivo dalla voglia di rivederlo. Muoio dalla voglia di rivederlo. Ma non sarei dovuta venire. Purtroppo il mio cuore di madre mi ha tradito. E ho messo in pericolo mio figlio. Ma no. Ah, mio Dio, non ho fatto altro che facilitare le cose ai suoi nemici, ai suoi assassini, sì. No, Rosalia, no. Hai portato con te noi che l'amiamo quasi come te. Gli hai portato il suo passato. Rosalia, gli hai portato la verità. Forse proprio per questo. Sono stata una pedina nelle mani di Salvatore. E sono riusciti a trovarlo. Sono riusciti a trovarlo loro. No. È stata soltanto colpa mia. Dio mio, perdonami. Ciao. Oh, Riccardo. Grazie a Dio sei vivo, non ci posso credere. Oh, piano, no. Fa piano, ti prego. Che ti è successo? Chi ti ha ferito? Evidentemente qualcuno l'ha scambiato per un milionario e ha voluto derubarlo. Adesso vado a prendere qualcosa da bere. Ti ringrazio. No, Angela, non è niente, sto benone, davvero. Mi dispiace soltanto che ti sia tanto preoccupata per me, mi dispiace. Ma io andrei in capo al mondo per te. E tu lo sai benissimo. Adesso devi riposarti, stare calmo e tranquillo per un paio di giorni. Ti preparo qualcosa da mangiare. No, prima telefono a Marianna perché tranquillizzi Marinella. No, Marinella non può vederti così, si spaventerebbe. D'altronde Marianna si arrabbierà moltissimo se non le telefono. Vuoi coricarti prima o preferisci Angela, mangiare? Ti prego. Sto benissimo. Sì, sto bene. Accetterò tutto quello che mi proponi, ma più tardi. Adesso voglio solo avere notizie di mia madre, nient'altro. Oh, è vero, Rosalia, sì, perdonami. E pensare che ti ho cercato dappertutto perché volevo parlarti di questo. E invece adesso che ti ho davanti... Angela, non ti preoccupare più di questo, parlami della mamma. Si trova a Montevideo. Ho il suo telefono e il suo indirizzo. Vuoi che la chiami? Io le ho chiesto di venire qui, ma ha detto di no, che può essere pericoloso. Vuole che tu vada là e poi decidere insieme. Bene. D'accordo, adesso bisogna che ci organizziamo. Gustavo? Gustavo? Sì. Vi ho portato un po' di anice. Vi va? Grazie. Ti devo chiedere un grande favore. Devi telefonare in Uruguay. Mentre tu aspetti la linea, io mi farò un bel bagno caldo. Tu intanto mi prepari la valigia e qualcosa da mangiare. Certo. Voglio partire immediatamente. Ah, senti, Angela, tu le hai detto che non riuscivate a rintracciarmi? Sì, per forza. Non potevo fare altrimenti. Non sapevo più che scusa inventarle. Allora, a maggior ragione, bisogna chiamarla subito. Davvero sei pronta a morire per lui? Sì, te l'ho già detto. Forse allora sarò io stesso a darti la possibilità di dimostrarlo. Non ti temo, non ho paura. E invece dovresti averne. No, perché non hai alcun potere su di me. Io posso far sì che la tua famiglia, da domani stesso, dorma in mezzo alla strada. Non possono chiedermi altri sacrifici dopo quello che ho fatto per loro. Ho dovuto vivere per anni e anni con te e i tuoi amici. Non possono chiedermi altro, non possono obbligarmi a fare l'amore con un uomo che non è neanche un uomo. Ti pentirai amaramente di tutto quello che stai dicendo. Io ti ho creduto. Ho creduto in te, Nicola. Soltanto adesso mi rendo conto di quello che sei, di quello che sei in realtà. Tu non sei niente.
Niente. Non sei niente, non otterrai niente. Né l'eredità. Né me. Non otterrai niente. Avrò tutto questo. E anche molto di più. E stavolta non potrai vincere, stavolta non ci riuscirai, Lucia, no. Io questa volta non voglio vincere. Non voglio nemmeno competere con te questa volta. Non voglio. Non mi abbasserò a competere con te. Ormai è finita. Niente più giochi. Niente più giochi né compromessi. È finita. I giochi sono chiusi. Io me ne vado. E per sempre. Mio figlio e io non dovremo più sopportarti, mai più! E va bene. Sì, aspetterò. Gustavo. Non ho capito, ma c'è un problema con la linea. No, non ti preoccupare. Tra un po' ci proviamo di nuovo. Ti devo chiedere un altro favore. Sì, ma certo, dimmi. Devi riuscire a parlare con Lucia. Avvertila. Dille che sono partito per l'Uruguay, che starò via per non so quanto tempo e che cercherò di mettermi in contatto con lei sempre tramite tuo. Mi raccomando. D'accordo. Puoi stare tranquillo. Parlerò con Lucia domani stesso. Michele! Vuoi che il bambino assista alle nostre discussioni? Vuoi traumatizzarlo? No, non capisci quanto male gli potresti fare. Nicola, dammi la chiave. Tu lo sai che ho ragione, vero? Dammi subito la chiave. Lo faccio per il bene del bambino, non per altro. Vigliacco! Papà. Ecco la mia bambina. Riccardo, ma che ti è successo? Eravamo tutti quanti preoccupati, spaventati. Bene. Allora vi racconto tutto da capo, eh. Oh, fai piano, attento. Vi racconto tutto e poi non se ne parla più. Dunque, che cosa mi è successo? Ah, sì, credo proprio che mi volessero derubare. E mi hanno colpito qua dietro, forte, oh, fortissimo. Non ti preoccupare, papà. Io non ti voglio più lasciare solo, mai più. Così i ladri non ti faranno del male. Ci starò io, attento. Oh, amore mio, grazie. Grazie. Beh, sono molto più tranquillo ora, con una guardia del corpo come te. Allora, senti, facciamo una cosa, eh? Quando papà ritorna, andiamo a cercare quei brutti ladri, gli diamo un sacco di botte, così vedrai che non ci provano più. Perché? Stai per partire? Sì, sì. E dove vai? Ah, questa è una bellissima sorpresa per tutti. Papà va a vedere la sua mamma. Voglio andarci anch'io, mamma. Dov'è la mia nonna? Per andare dove sta la nonna bisogna arrivare lontano, lontano. Ma se va tutto bene, papà la porterà qui. Ma io non vorrei aspettare ancora tanto. Io voglio conoscerla subito, ora. Tu la conosci? Ma sì, amore mio, come potrei non conoscere mia madre? Certo che la conosco. Solo che è da molto tempo che non la vedo, questo sì. Allora se la conosci me la devi presentare. Bene. Perciò devo partire con te. E poi ci può essere un ladro che può farti ancora male. No, non dire niente, ho capito. Le preparo subito la valigia. Ho paura per Renzo. Ma sto anche in pensiero per Rosalia. Se gli fosse accaduto qualcosa, lei non potrebbe superarlo. No, non resisterebbe. Va tutto bene. Renzo sta bene. Dio, ti ringrazio. Renzo sta bene e sta venendo qui. Sta bene, Dio sia lodato. Mi raccomando, da un bacione grande alla nonna da parte mia. E poi, Mariella, ti prego, non far arrabbiare tuo padre. Dagli la mano per attraversare la strada e lavati i denti tutte le sere. Riso, mangiala per favore. Smettila di dire tutte queste cose alla bambina, la farai confondere. Vieni qua, tesoro mio. La zia Marianna ti ha preparato qualcosa da mangiare per il viaggio. Così ti sembrerà meno lungo, eh? Vedrai, tesoro, com'è bella la nave. Ma mi raccomando, guai a te se ti avvicini troppo al parapetto. E se ti dovesse dar fastidio il dondolio della nave, chiedi a papà che ti faccia fare un tè. E poi, mi raccomando, non parlare mai con gli estranei. Marianna! Sì, è vero, avete ragione, ma mi viene la pelle d'oca al pensiero che Marinella, piccina, sta per fare un viaggio da sola. No, un momento, scusa tanto, dimentichi che questa bambina viaggia con il suo papà. Avete una bella fiducia in me. Ma sì che abbiamo fiducia in te, anzi abbiamo una grandissima fiducia, però... Però che cosa?
Sei solamente un uomo, Riccardo. E noi sappiamo che gli uomini per questo tipo di cose, beh... Ma no, vedrai che staranno benissimo anche senza i preziosissimi consigli della signorina Marianna Colucci. ho capito benissimo. Sarà meglio che me ne vada, prima che la mia situazione peggiori. Da un bacetto alla zia. Ti auguro di fare un bellissimo viaggio, amoruccio mio. Ma fa attenzione e ricordati che la tua zietta è rimasta qui sola e non farà altro che pensare a te. Riccardo, ti auguro che vada tutto bene. E fa attenzione a Marinella. Va bene, va bene. Nient'altro? No. Che dolce, Marianna. Si preoccupa sempre di tutti. Senti, sì. Angela, si sta facendo tardi. Hai ragione. Ecco, Marinella è pronta. Un ultimo abbraccio alla tua mamma. Non ti preoccupare, mamma. Avrò moltissima cura di papà e non gli succederà niente di male. Ciao, Angela. Ciao. Allora, andiamo? Ah, tu prendi questa. Come pesa. Ce la fai? Sì. Prego, signora, dia a me. Grazie. Molte grazie. Non ti sembra un po' tardi per venire in un locale? Cara, questa è l'ora migliore per venire. No, sai, perché ho lasciato soli Lucia e Michele. Non vorrei che avessero bisogno di me. Carmela... Bevono qualcosa? Sì. Sì, champagne, per favore. Arriva subito. Bene, grazie. Carmela, stasera riuscirai a farmi arrabbiare. Loro stanno benone, sono a casa loro, c'è anche il console. Che cosa gli può accadere di male? No, niente, certo, lo so. Solo che io non sono abituata a questo tipo di locali e sono in imbarazzo. Certo, questo lo posso capire, ma c'è sempre una prima volta nella vita. E poi sai a cosa stavo pensando? Che se faccio troppo tardi questa sera, domattina non riuscirò ad alzarmi presto. E allora chi gli preparerà la colazione? Insomma, domani è un altro giorno e domani ci penserai. Lo senti? Questo è un tango. Balliamo, signorina? Ma io non lo so ballare il tango. Tu non ti preoccupare, amore, te lo insegnerò io. Avanti, vieni. Vieni con me. Attenta alla sedia. Vieni. Voglio che tu capisca bene una cosa, Carmela. Ma guarda che è una cosa importante. Vedi, amore, l'unica persona alla quale d'ora in avanti sarai veramente indispensabile sono io. Non dimenticarlo. Andiamo? Siamo la prima coppia che si separa. Io non voglio vederti piangere. Perché? Forse perché le mie lacrime turbano la tua coscienza. Ma che cosa pretendi da me? Che io lasci che tu mi distrugga, rispondendoti con un sorriso. Perché tutto torni nella falsità e nell'ipocrisia. Ma io non voglio distruggerti. Non voglio ferirti. Perché non lo capisci? Che cosa vuoi fare? Cosa vuoi da me? Niente. Niente. Solo che all'improvviso ti vedo. E mi vedo.
E mi rendo conto che tutto quello che abbiamo fatto è stato un errore. Allora lo riconosci? Sì. Abbiamo sbagliato. Non dovevamo fare quel maledetto patto. Non avrei mai dovuto sposarti. Non avrei mai dovuto innamorarmi di te. Ma allora, se è così, perché adesso vuoi aggiungere un altro errore al lungo elenco degli errori che abbiamo già fatto? No. Non voglio questo. Riconosco che il male peggiore ormai è fatto. E lamentarsi adesso non serve più a niente. Abbiamo sbagliato tutti e due, Nicole. Accettiamo ciascuno la nostra parte di colpa e rendiamo l'uno all'altro la libertà. Sì. Solo adesso mi rendo conto che non potrò mai averti senza perderti allo stesso tempo, che non potrò mai amarti senza farti male. Perdonami, sono stato troppo impulsivo. Qua scoprire di te, Riccardo, mi ha fatto diventare pazzo. E ora mi sento come un animale ferito. Ti chiedo di perdonarmi, te ne supplico. Non ti prenderò mai con la forza. No, non lo farò mai. Non lo farò mai. Senti, Lucia, se vuoi andartene, puoi anche farlo. Ti giuro che non lo impedirò. Non farò niente per tentare di fermarti. E voglio che tu sappia che sei stata la cosa più importante della mia vita. Cara Lucia, quanto ti amo. Giura che mi stai dicendo la verità, Nicola. Quanto vorrei crederti. Non voglio che ci lasciamo come due nemici. Davvero dici che possiamo andare via? Hai davvero cambiato idea? O è soltanto una trappola? Lucia, tu non mi conosci. Sì, purtroppo ti conosco bene. Non è vero, credimi. Lasciami spiegare. Vedi, io non ho nessuna difficoltà a trovarmi delle donne, delle avventure, ma non voglio entrare nei particolari adesso. Voglio soltanto farti capire che il sesso non è un problema per me, non lo è mai stato. Perciò non era questo che volevo avere da te. E allora? E allora? Tu sai che ho avuto tutto quello che ho voluto dalla vita. Tutto quello che avevo deciso di avere l'ho ottenuto. Ma quando ho voluto farti innamorare, quando ho voluto conquistarti, farmi desiderare, seducendoti, affascinandoti, non sono riuscita a ottenerlo. È per questo che ho pensato di averti con la forza. Perché volevi scendere così in basso? No. Se avessi voluto, l'avrei fatto la prima notte di nozze. Ma non sono quel tipo d'uomo. Sono contenta che te ne sia reso conto in tempo. E adesso, Lucia, vorrei che tu te ne andassi dove più ti piace. Non riesco più a sopportare la tua presenza. Mi fa troppo male averti qui vicino a me e saperti di un altro. Troppo, troppo male, Lucia. E il denaro? Quale denaro? Quello che otterresti se superassimo quest'anno. Non lo voglio. Dovrei pagare un prezzo molto alto, starei troppo male, no? E la mia famiglia? Che colpa ne hanno loro di tutto questo? Hai detto bene, Lucia. È la tua famiglia, non la mia. I
problemi della tua famiglia non mi riguardano. Forse non sono così cattivo come tu pensi, ma non sono nemmeno un santo. Vattene. Vattene stanotte stessa. Va via, prima che mi penta. Ma ti rendi conto, Melina? Di che? Che tutto comincia ad andare bene. Angela comincerà a vivere una nuova vita. E adesso che è più matura, saprà affrontarla con più coraggio. Sì, ma senza Riccardo. Oh, presto conoscerà un altro amore. La cosa importante è che lei si senta bene e che se ne renda conto. Riccardo finalmente farà la vita che vuole. È un suo diritto. E Carlo si godrà il successo della sua musica. Oh, che meraviglia! E come ci mettiamo noi altre due in questo resoconto finale? Che domanda, guardati intorno. Noi altre due non credo che abbiamo alcun diritto di lamentarci. Questo paese è stato davvero molto, molto generoso con queste due povere ragazze. Forse stai esagerando. No, è così. Finalmente mi sento davvero a casa. Sento che questo è il mio posto, che ormai gli appartengo. Davvero, Melina, sento che qui hanno bisogno di me e allo stesso tempo sono io ad aver bisogno di loro. Insomma, ormai io faccio parte di tutto questo. Che ho costruito con tanta fatica e tanti sacrifici. E poi non mi sento più né straniera e né sola. Ne sono felice per te, ma non riesco a capirti. Ecco che si avvicina la risposta. Allora non ti sembra che adesso tutto vada magnificamente bene? Adesso porto via solo l'indispensabile. Il resto, per favore, me lo potrai mandare quando avrò trovato un alloggio dove vivere, se sei d'accordo. E se no, non importa, poi ci penseremo. Ma figurati. Tutto quello che troverò in giro e che ti appartiene te lo farò avere tramite Carmela. Grazie, ti ringrazio. Adesso dovresti darmi la chiave della camera di Michelino. Ti prometto che non appena il bambino sarà pronto, ce ne andremo per sempre. E non ti disturberemo mai più. Scusa, Lucia. Ho l'impressione che tu non abbia capito bene. Temo che tu stia commettendo un altro errore. In quella valigia stai portando via i tuoi gioielli e un po' dei tuoi vestiti, suppongo. Ma non penserai di portarti via anche mio figlio. Mi dispiace, Lucia, mi dispiace moltissimo, ma io non posso permettere che me lo porti via. Io non potrei vivere senza mio figlio, non potrei. Tuo figlio! Lo sapevo che era soltanto una trappola. Lo sapevo che non mi sarei potuta fidare di te. Questa era la tua ultima carta, vero? Ma non riuscirai a giocartela, Michelino è mio, solo mio! E mio figlio non ti appartiene! Questo è quello che credi tu, ma per gli altri, per tutto il mondo, il bambino è mio, porta il mio nome, è il mio figlio legittimo! Non te lo dimenticare, Michele è il frutto del nostro amore. No, non è vero, questo non è vero! Ma è quello che credono tutti! Potevi pensarci prima, cara, se la cosa non ti piaceva. D'altro canto, non mi pare di averti mai vista dispiaciuta per il fatto che è mio! Mio è il nome che porta il tuo bastardo! No! Mio figlio non è un bastardo! E invece lo è! E soltanto io posso fare in modo che non lo sia. Non mi importa. Non mi importa di quello che può dire la gente. Tu non potrai mai togliermi mio figlio! Non sarò io a portartelo via, non sarò io! Sarà la giustizia, sarà la legge a farlo! Non potrà mai succedere! No. Ricordati che sei una moglie adultera! Questo non puoi dimostrarlo! No! No! Guarda che ho diversi testimoni dei tuoi incontri con quel Riccardo Franchi in quell'appartamentino. Questo foulard, questo maledetto foulard non è l'unica prova che hai lasciato.
Non sperare che io mi penta, Nicola. Sappi che io non mi vergogno di quello che ho fatto. Quello che hai fatto, con chi l'hai fatto? L'unica cosa che mi interessa è Michele. La tranquillità, l'equilibrio di mio figlio. Qualsiasi giudice mi darebbe ragione. E la gente mi capirebbe anche se ti ammazzassi di botte per tutto quello che mi hai fatto. Iacco, Michelino non è tuo figlio. E allora dimostramelo! Carmela. Carmela sa tutta la verità. Lei può dire... Lei può dire chi è il vero padre e che tu non mi hai mai toccata. Carmela. Sì, Carmela. La tua schiava. E tu credi che la parola di una cameriera valga qualcosa contro la parola del conte Scotti di Velletra? Il signor console non ti servirà a niente. Anche mio fratello sa la verità. Lui sa dei nostri patti. E sa anche tutta la verità su mio figlio. Vittorio, ma sì. Guarda che coincidenza. Un siciliano. Un fratello che vuole coprire l'onore della sorella prostituta. No, no. Io potrei dimostrare in soli due secondi. In soli due secondi. Che l'unica cosa che vuole tuo fratello è la sua parte di eredità. Vittorio non va bene come testimone, mia cara. Devi pensare a qualcos'altro. Io dimostrerò a tutto il mondo che tu non hai alcun diritto di giudicare la mia onestà. Fornirò le prove dei tuoi ambigui rapporti con Cecilia e con Sergio. Sfortunatamente il povero Sergio non potrà dire niente in tuo favore e non potrà aiutare neanche me. Sappi che grazie all'efficienza della tua maledetta famiglia Nicosia, Sergio non c'è più, è morto! È morto! Morto? La mia famiglia! Tu stai mentendo! Stai mentendo! No, no, no. Non ti sto mentendo. Là in Sicilia... In Sicilia qualcuno ha voluto nascondere la tua infedeltà. No. E per farlo tacere l'hanno ammazzato. No. Io sono certo che Salvatore è venuto a conoscenza con incontri amorosi con Riccardo Franchi. Renzo, anzi Renzo, così che lo chiami. Quando fate l'amore non è così, Renzo, eh? Eh? E quell'assassino di Salvatore, per difendere il tuo onore, ha ammazzato Sergio. Cosa c'entra Salvatore? Cosa c'entra lui? Lucia, non hai molte soluzioni. Puoi fare soltanto due cose. O esci da quella porta e te ne vai sola e rovinata. Oppure vieni con me e facciamo l'amore. Ho parlato con lui. Come? Ho parlato con il tuo Renzo. Ha telefonato dal porto di Buenos Aires e fra poche ore sarà qui con noi. Allora, che hai deciso, Lucia? Sei completamente libera di prendere la decisione che credi più giusta. Sto aspettando. Sto aspettando la tua risposta.
campana.